La Città Celeste è qui con Tony Marco ed Enrico Lenni per il loro nuovo prodotto, certo. Nuovo disco. Allora Tony, ti chiedo se ci puoi presentare questa collaborazione che avete messo in atto per celebrare i 30 anni di Vola Lazio Vola. Vabbè, insomma, io sono autore dell'inno della Lazio che da 30 anni ci accompagna. Enrico ha scritto quella meravigliosa canzone che è stata l'inno del centenario, ci siamo conosciuti quel periodo e poi ci eravamo ripromessi di fare qualcosa insieme, certo. Abbiamo sempre rinviato un po' per impegni reciproci, insomma, e adesso abbiamo trovato lo spunto giusto, è nata questa canzone, tra l'altro appartiene a una compilation che uscirà proprio in occasione del trentennale di Vola Lazio Vola, con tante chicche, tante sorprese, perché ci sarà il bellissimo brano di Enrico Caput Mundi cantato insieme, come la mia Notti Bianche Azzurre, sempre cantata insieme, e questa nuova canzone che Enrico ha scritto il testo, il titolo è La Lazio è là. Io sono autore della musica e la stiamo cantando proprio questi giorni, spero che piaccia, che appassioni. Noi ci abbiamo messo il cuore, poi un testo meraviglioso che insomma parla anche, c'è un chiaro riferimento a Gabriele Sandri, a Roma, alla romanità, che noi non ci dobbiamo mai dimenticare mai. Di essere la più antica società di calcio della capitale, quindi è bello, un motivo d'orgoglio. Poi Enrico è veramente una cara persona e sono contentissimo di lavorare con Enrico. Un tempo, quanto vento, quanta strada dietro di noi, quanta storia, quanta gloria, quanto prato negli occhi miei. Ogni volta che l'aquila vola. Io una domanda per entrambi, la stessa: cosa significa cantare la Lazio per due cantautori come voi? Parte, se vuole, prima Enrico. Ma guarda, per me è, come dico sempre, è stato, voglio dire, un onore, perché io praticamente non sto adesso qui a raccontare i miei passati musicali, ma nel momento in cui mi è stato chiesto, mi sono proposto, insomma, è andato in porto l'inno del centenario, praticamente è stato un momento in cui ho riallacciato proprio il sapore della sala d'incisione e queste cose, perché preso dal lavoro ormai forse da quel punto di vista lì la musica l'avevo un po' non abbandonata ma accantonata. Però è una sorta di droga, no? Però è una sorta di droga, perché comunque sia, poi voglio dire, io durante la mia vita non ho fatto altro che suonavo la batteria per comprare chitarre, pianoforti, per comporre canzoni, cosa che poi invece ho fatto, insomma, però è una storia molto lunga. Adesso quello che voglio dire è che è un onore avere scritto per la Lazio, perché io pure nell'inno del centenario, nella dedica finale, dico, a casa mia c'è sempre stata stesa la maglietta, perché io avevo un fratello, Valerio, che adesso purtroppo non c'è più, che aveva 8 anni più di me e giocava con le giovanili, la primavera, la De Martino della Lazio, quindi io proprio in giardino a casa c'era sempre stata sta magliettina alla stesa, no? Quindi per me la Lazio è il più grande amore che c'è, lo dico pure nella canzone, quindi... Tra l'altro c'è stata una discussione, perché io volevo intitolarla con Oro Argento, perché nel testo c'è appunto questo Oro Argento, lui ha deciso giustamente di chiamarla La Lazio è là, e quindi il titolo possiamo dire La Lazio è là. La Lazio è là. È in mezzo al mare, azzurro di sale, c'è una grande vela bianca che va come dolci pensieri agli amici di ieri, nel ricordo di noi, le bandiere e gli eroi, tra le nuvole ed ancora più in là. La Lazio è là. A Tony invece chiedo cosa significa festeggiare 30 anni. Beh, incredibile, perché uno non si volta mai indietro, no? Vedere gli anni che sono passati e poi attraverso questi accadimenti, questi eventi, sembra ieri che abbiamo festeggiato 25 anni in quella meravigliosa serata all'auditorium e siamo qui già a festeggiare i 30 anni e ahimè il tempo passa, corre, però l'amore per la Lazio resta immutato, anzi forse cresce sempre di più. Com'è lavorare con Tony? Ma con Tony è un piacere lavorare con Tony, perché al di là del lato professionale, dove voglio dire è un professionista di un certo spessore, è pure una bellissima persona,
e sinceramente questo connubio è nato più per la seconda che ho detto, certo. Perché voglio dire è un piacere, è vero. No? Concordi, Federico è forte. E quindi non credo che riusciremo a scrivere l'inno del centenario la prossima volta, non ce la facciamo, nonostante dopo i 30 anni ancora probabilmente ora calcolando che Tony quando ha fatto l'inno del centenario già stava intorno ai 40, quindi festeggiando i 30 tu quanti so, sei troppo buono. Non lo svegliamo. Comunque ragazzi, mi raccomando, la Lazio è là, certo, la Lazio è là. Ciao, grazie a tutti.